In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il primo modo nel quale Gesù ci salva è quello di permetterci di occuparci di Lui, facendolo venire al mondo, tagliando il suo cordone ombelicale, lavandolo, fasciandolo e tenendolo al caldo, nutrendolo, proteggendolo, lasciandolo dormire. Ogni neonato va contemplato in silenzio. Possiamo averne visti tanti, ma ognuno resta un prodigio, un miracolo. Nel vederlo, ci chiediamo cosa diventerà, quale sarà il suo impatto, che aspetto avrà da grande. Ma meglio mettere da parte questi pensieri e lasciarci avvolgere in questa scena, cogliere la pace che essa emana. Se amiamo i nostri presepi è per questo motivo. Nel momento in cui Gesù può solo vagire, ci parla quello che vediamo. Due ragazzi, poco più che adolescenti, sperimentano per la prima volta la gioia di diventare genitori, possono infine abbracciare il frutto del loro amore e lasciare che questo li unisca nel modo unico e nuovo che solo una nascita può operare. Hanno donato la vita, adesso possono lasciare che la vita doni loro fierezza, speranza e pace. Preghiamo. Dio d'amore e di misericordia, che ci hai concesso di occuparci di Te, di aver cura di Te, apri i nostri occhi alla contemplazione del Tuo volto e della presenza tra noi e riempici di gioia e di pace interiore. Amen.